Allora, vediamo come si fa a calcolare il seno e il coseno di una funzione, di un angolo usando una calcolatrice scientifica. Allora, la prima cosa di cui ci dobbiamo rendere conto è l'unità di misura che usiamo per gli angoli. In questa calcolatrice virtuale, online, abbiamo due unità di misura, i deg e i rad. I deg corrispondono all'angolo giro di 360 gradi, quindi l'angolo retto corrisponde a 90 gradi, l'angolo piatto corrisponde a 180 gradi. Nel 99,9% dei casi noi dobbiamo utilizzare come unità di misura dell'angolo i deg, quindi dobbiamo stare attenti di impostare correttamente sulla nostra calcolatrice l'unità corretta degli angoli che sono i deg. Dopodiché vogliamo calcolare ad esempio il coseno di 45 gradi, con questa calcolatrice si fa esattamente in questo modo. Digita il tasto cos, vedete, si apre la parentesi, poi si digita il valore dell'angolo, 45, si chiude la parentesi e si dice e poi si. Ecco qui il risultato 0,707. Guardate, se io avessi utilizzato come unità di misura i rad, vedete cambiando, ok, e andassi a ricalcolare nuovamente il coseno di 45, non ottengo chiaramente lo stesso valore. Ecco, 0,52, mentre il valore esatto è 0,707, perché è chiaro che per avere lo stesso valore 45 gradi, ricordiamoci che pi greca è l'angolo piatto di 180 gradi, pi greca mezzi, quindi la metà di pi greco è l'angolo retto 90 gradi, 45 gradi è una metà dell'angolo retto, quindi un quarto dell'angolo piatto sarebbe pi greca quarti. Infatti, se io facessi quest'altro calcolo, quindi coseno del numero pi greco diviso, quindi andrò a fare diviso 4, quindi mi fa un quarto, vedete qui nell'immagine, coseno di pi greca quarti, chiudo la parentesi, segno di uguale. E come vedete mi esce 0,707, cioè il risultato dell'angolo di 45 gradi, perché in radiandi l'angolo di 45 gradi corrisponde a un quarto del numero pi greco. E questo è il risultato. Quindi dobbiamo stare molto attenti quando calcoliamo il seno o il coseno. Ok? Qui vedete c'è un meno 1, significa che fa l'operazione inversa, cioè partendo dal valore del seno mi ricavo quanto vale l'angolo. Ok, possiamo fare questo esperimento, questo calcolo, proviamo a vedere se qual è la funzione shift, dovrebbe essere questa la funzione shift, quindi facciamo shift. Seno, no, non è questa la, ah no, è la seconda funzione qui, eccola qui il tasto. La seconda funzione, e sarebbe arcsin, che sarebbe la stessa cosa di seno alla meno 1, di punto 5, chiusa parentesi, uguale. Ce l'ho in radianti, lo vado a calcolare in gradi, quindi allora rifacciamo di nuovo. Allora, arcoseno di 45, vedete, arcsinus, che vorrebbe sino alla meno 1, arcsin di x, quindi facciamo di punto 5 uguale 30. 30 gradi, quindi come vedete il risultato che io ottengo è 30 gradi. Infatti, se adesso vado a fare la funzione seno di 30 gradi, mi deve uscire 0,5. Proviamo.
Quindi torniamo alla funzione originale, facciamo seno di 30 uguale 0,5.